Si è concluso ieri 31 maggio il mese dedicato a Maria, al Santuario della Madonna dei Miracoli ad Andria, alla conclusione con la celebrazione officiata da Monsignor Luigi Mansi, vescovo della diocesi di Andria. In questa giornata della conclusione del mese di maggio e insieme della celebrazione liturgica della visitazione della Madonna a Santa Elisabetta, la Chiesa ci offre delle pagine della Sacra Scrittura davvero belle, che danno una immensità di spunti di riflessione. Io comincerei col sottolineare qualche passaggio della prima lettura che è tratta, come avete sentito, dalla lettera di San Paolo ai Romani. Sono dei consigli apparentemente semplici, quasi banali, eppure preziosi. Maria, andando a visitare Elisabetta, ha compiuto un gesto di carità, perché aveva ricevuto l'annuncio dell'angelo e subito corre da Elisabetta, perché dall'angelo aveva saputo che la sua cugina era già al sesto mese ed era avanti negli anni, era anziana. È chiaro che una gravidanza per una donna anziana è un tempo molto faticoso. Allora Maria ha voluto correre dalla cugina per aiutarla, dunque un atto di carità, un atto di servizio. Allora vedete, la lettera di San Paolo ai Romani comincia proprio con questa frase, con questo consiglio prezioso e quanto mai attuale. Fratelli, la carità non sia ipocrita. E che vuol dire che la carità non sia ipocrita? Quando la carità è ipocrita? La carità è ipocrita quando noi facciamo le opere buone, ma le facciamo per metterci in mostra, le facciamo per essere detti che siamo bravi, le facciamo anche per una sorta di autocompiacimento che poi dobbiamo raccontare: abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo. La carità non sia ipocrita. La carità è autentica quando si fa il bene per l'unica gioia di fare del bene ai fratelli, senza pretendere nulla in cambio, nemmeno il grazie. E poi la ciliegina sulla torta: gareggiate nello stimarvi a vicenda. Questo vuol dire che con i fratelli noi dobbiamo avere questo atteggiamento costante. Quello è migliore di me, quello è più bravo di me. E non il contrario: quello non capisce niente, quello c'ha questi difetti. Fate questa gara, ma nello stimarvi a vicenda. E quando uno stima l'altro, ne parla bene, anche se sa che poi quell'altro ha i suoi difetti. Ma chi non ce l'ha i difetti?